Buongiorno, ben svegliati, bentornati a prima di tutto. Questa mattina, come ogni venerdì, ritroveremo Pasquale Di Ferdinando e la rubrica dedicata a voi consumatori. E poi vi parleremo di una manifestazione che da anni mette insieme Castelli e Castellalto. Cominciamo subito, vediamo che tempo farà nelle prossime ore, e poi la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo. Al mattino parzialmente nuvoloso sulle aree collinare e montane, poco nuvoloso sulle aree litorane. Nel pomeriggio variabile sulle aree appenniniche, moderatamente nuvoloso sulle aree costiere. Tra sera e notte nuvoloso sulle aree interne e sui rilievi. Variabile sulle aree marittime. Temperature stazionarie: massime comprese tra 13 e 16 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 18 e 21 gradi sulle pianure adriatiche. Venti assenti o deboli settentrionali, mare calmo quasi calmo. In provincia di Teramo. Al variabile sulle aree collinare e montane, moderatamente nuvoloso sulle aree litoranee, nel pomeriggio molto nuvoloso sulle aree appenniniche, variabile sulle aree costiere, tra sera e notte nuvoloso sui settori interni e sui rilievi, moderatamente nuvoloso sui settori marittimi, temperature in diminuzione, massime comprese tra 12 e 15 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 11 e 14 gradi sulle coste, venti assenti o deboli settentrionali, mare calmo, quasi calmo. Ed eccoci alla rassegna stampa di questa mattina, iniziamo con il quotidiano Il Centro, in primo piano, in prima pagina ancora problemi per il Cirsu, stop ai rifiuti organici al Cirsu, sospensione per problemi ambientali. I comuni cercano alternative. L'ARTA da alcuni controlli effettuati da settembre a dicembre 2015 ha rilevato 18 irregolarità per quanto riguarda il Cirsu, irregolarità legate soprattutto ai capannoni dove vengono stoccati i rifiuti, i capannoni che non sono chiusi dunque. Essendo aperti, non convogliano i cattivi odori negli appositi eh, depuratori, per cui il problema principale che si registra da tempo nell'impianto del Cirso è quello dei cattivi odori. Adesso eh, l'azienda che gestisce l'impianto ha sette giorni per le eh, controdeduzioni e poi in un mese eh, la regione Abruzzo eh, chiuderà il eh, procedimento. Intanto è stato annunciato che per l'8 di febbraio ci sarà un incontro tra tutte le parti interessate. Decimata la curva giallo-rossa, scontro dopo Giuliano Vezzano, stadio vietato per 13 ultra. Per alcuni lo stadio è vietato per tre anni, per altri invece per due anni. Molti di loro sono stati denunciati anche per altri reati. Nelle cronache, Veleni in Questura ha processo due poliziotti di Atri e Silvi. Zooprofilattico Manola vince davanti al TAR, rigettato il ricorso, e questa mattina Manola Di Pasquale, che è presidente dell'IZS, terrà anche una conferenza stampa. Notizie nazionali ed internazionali. Immigrazione, la crisi, l'Europa si blinda, al via le espulsioni. Terrorismo, l'allarme a Euro Disney con due pistole, arrestato Parigi il 28enne nascondeva le armi in una borsa assieme al Corano, ricercata la compagna. E così torna la paura in Francia. Politica e nodi di governo via libera al piano nazionale contro la povertà. Poi la cronaca italiana uccise a Sprangate, confessa il cognato, sciocca Cosenza, l'uomo sentito per ore ha ammesso di averla colpita dopo una lite per la fine del matrimonio con la sorella. E andiamo alle notizie che arrivano eh, dall'Abruzzo. Influenza, ultime ore per le vaccinazioni, c'è tempo fino al 31 prima del picco della malattia atteso per metà febbraio. I vaccinati eh, sono aumentati rispetto all'anno scorso, ma sono sempre eh, pochi. Teramo, economia vibrata, salvataggio con l'area di crisi. La Regione presenta al Ministero la richiesta e sarà approvata, se sarà approvata arriveranno fondi alle imprese per decine di milioni. Tentativo di rilancio insieme alle marche. Le motivazioni di Lolli, Lolli il vicepresidente della Regione Abruzzo che ieri è stato a Teramo e ha presentato l'iniziativa nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in provincia. È probabile che il Mise accolga la proposta perché è l'unico progetto interregionale in quanto coinvolge anche l'Ascolano. Non eh, solo soldi per le aziende, accanto ai sostegni alle industrie sono previsti investimenti per le infrastrutture. Sarà ultimata la pedemonialità fino a Sant'Egidio. Queste dunque le novità per quanto riguarda l'area di crisi eh, della Valvibrate che dunque è stata riconosciuta dal Governo. Zooprofilattico il TAR respinge il ricorso contro Manola nel CDA. Negata la sospensiva al sindacato dei veterinari Sivempi in attesa della decisione nel merito. Secondo successo in due giorni per la consigliera del PD dopo il via libera dell'anticorruzione. Il caso della BCC estorsione l'ex digiprofeta profeta chiede il rito abbreviato. Camera di Commercio, nuovi tagli, stato di agitazione. Dipendenti e sindacati protestano. Oggi è prevista un'assemblea dei lavoratori proprio nella sede della Camera di Commercio di Teramo. Castellalto al voto, nasce cammino comune. Scenderà in campo a giugno. Teramo la Asl, pagherà per riavere il parcheggio del Mazzini. Lo spiega ai consiglieri comunali il manager Fagnano e dice è un servizio essenziale. Meglio accorciare i tempi e andare ad una transazione. Il PD si dice eh, contrario. Il manager dunque ha annunciato che l'ASL eh, riprenderà il parcheggio e lo gestirà. Sono diversi i milioni che servono anche per il completamento dell'opera. La vittima ha perso un occhio, lite della vigilia, uno degli aggressori non risponde. Campi in visita delegazioni di scuole di cinque paesi nell'ambito del progetto Erasmus. A Teramo, principio d'incendio in auto dopo un violento scontro. Il caso dei distretti sanitari di base, nomine nulle, il dirigente paghi, la CGL, i costi dell'errore non ricadano sulla collettività. Un pizzino a Brucchi, sostituisci di Sabatino, torna in bilico il Presidente del Consiglio Comunale. La lettera per ora è firmata da due consiglieri di centrodestra. Altri 6-7 sarebbero... Pronti ad aderire, dunque, nuovi problemi per il sindaco Brucchi eh, dopo la verifica eh, di maggioranza e il rimpasto eh, di giunta. Rimpasto che di fatto non c'è stato perché la giunta è stata confermata esattamente come era, eh, com era prima. Bidelli a rischio licenziamento, vertenza in provincia. Il mercato del sabato resterà in centro ma senza furgoni. Tutto questo accadrà quando verranno terminati i lavori eh, su, co, sul corso principale. Open Day alla scuola Marconi e all'Istituto d'arte di Castelli. A Montorio le bancarelle cambiano disposizione. Rifiuti l'emergenza ambientale, la regione niente più organico al Cirsu, sospeso il conferimento a Grasciano della frazione umida, i comuni cercano alternative. La più comoda è Carapollo e sono infatti diversi i comuni che si sono eh, rivolti alla Teramo Ambiente che adesso sta gestendo eh, questo momento eh, di eh, difficoltà causata appunto dalla chiusura eh, dell'impianto eh, che smaltisce l'organico al Cirsu. L'appello di Brucchi, sempre per quanto riguarda i rifiuti eh, sindaci, serve una gestione unitaria, dice il primo cittadino di Teramo. Alba Adriatica, spaccio di droga sulla costa, otto rom vanno a processo. Gas, un consorzio tra 48 comuni, convenzione firmata in municipio, effettuerà la ricognizione delle reti, poi le affiderà tramite gara. Furti nelle case, scoperto il covo della banda controguerra, blitz dei carabinieri in un casolare occupato da tre albanesi. Trovati computer, cellulari e preziosi e il bottino di colpi anche nelle marche. Il giallo di Tortoreto, la madre di Giulia, non crede al ragazzo della Panda Rossa. Eh, il ragazzo della Panda Rossa è la persona che ehm, è stata la stessa sera con la ragazza con Giulia con la quale ha avuto anche un rapporto eh, sessuale. C'è l'autorizzazione, la L'Aveco accende i forni, Martin sicuro, ieri la regione ha concesso l'AIA, era indispensabile per riprendere la produzione e finalmente si conclude l'annosa vicenda dell'Aveco e finalmente i lavoratori possono eh, tornare in fabbrica. Tortoreto, industria che resiste, libro sulla storia dei fratelli Faraone. Carnevale ad Alba Adriati che il comune eh, finanzia e avverte, l'evento si deve fare. Stadio violento, vietato a 13 ultra del Giulianova. Il questore firma i Daspo per gli scontri. Dopo la partita con l'Avezzano, si attendono le identificazioni eh, dei Marsicani. Coba differenziate 340 tonnellate. Il bilancio dei balneatori che fanno la raccolta autonoma e dicono il sistema funziona. Ancora Giulia Nova salita Monte Grappa, usata come discarica. Rifiuti sotto ogni piazzola, ma il peggio si vede quasi in cima, con decine di sacchi di immondizie. Le foto pubblicate questa mattina dal centro dimostrano il degrado della zona e, soprattutto, quella che è l'inciviltà di alcuni cittadini che buttano i rifiuti per strada. Roseto al voto, il PD ricandida la Ginoble e imbarca Borgatti nella lista DEM vecchie conoscenze e giovani emergenti, probabile l'uscita di scena di Frattari e di Bonaventura. Sport per la vita, al Palasporto torna il gala internazionale di pattinaggio. Tra gli ospiti la, campionessa, la pluricampionessa mondiale eh, di origini giuliesi, Deborah Sbey. La polemica rifiuti legati al comune, le discariche sono a Roseto. E scontro aperto a Pineto, commercianti spaccati sul mercato da spostare. Ed è tutto per le principali notizie della provincia di Terra. Ma adesso leggiamo insieme le notizie che arrivano dalle altre province abruzzese. Iniziamo con Pescara. L'inchiesta favori ai pusher e veleni, due poliziotti sotto accusa. Lettere anonime inviate a procura, questura e carabinieri. Scoperti gli autori e uno spacciatore veniva informato delle indagini dalla mobile sul suo conto. L'Aquila, Civita d'Antino, dramma della disoccupazione, operaio perde il lavoro e si toglie la vita. Antonio Veloci aveva 58 anni, il suo contratto da carpentiere con un'impresa edile era scaduto martedì scorso. A Chieti, colpo di scena al processo, Allegrino, i difensori sfidano il giudice, soldi spariti da Confcommercio, i due legali rinunciano ad assistere, il re dei latticini finiscono davanti al Consiglio dell'Ordine. Lanciano, la città diventa più vivibile. Oltre 300 permessi eh, disabili, ecco le aree di sosta dedicate. Cultura e spettacoli. L'intervista a Max Gazzè. Prendo la vita com'è e questo mi rende libero. Il cantautore romano apre il Maximilian Tour. Da domani a Pescara vi presento il mio nuovo disco. Mi piace molto. E come un quadro di pop art, ha detto. Per lo sport. Il calcio di Serie B, il big match, Fiorillo, tanti tifosi per battere il Bari. Pescara, il portiere, vogliamo superare le vittorie di Zeman. Del grosso in tribuna dopo l'incidente, il terzino giuliese in forza ai Galletti, ho avuto paura, racconta, Mauro, ma ora penso alla Serie A. Intanto eh, proseguono eh, i contatti tra Pescara e Juventus per la Padula. La Padula Juventus si può chiudere subito con 2,5 milioni. Il Presidente Sebastiani oggi a Milano incontra eh, Paratici. Gli ultra chiamano a raccolta la città eh, presenza e sarà eh, quasi record per questa importantissima eh, partita del Pescara. In Serie B il big eh, match, ricordiamo saranno tanti tifosi come abbiamo letto che seguiranno la squadra eh, biancazzurra per eh, questo incontro che vale molto in termini di eh, classifica. Per quanto riguarda invece il Lanciano, da Versa, Virtus brutta ma vincente. Lanciano il tecnico, col Trapani eh, gioca Cragno, gli altri. Non so. Il mercato dei rossoneri in Grecia piace il difensore Adeio, Chiesti, Bertoncini e Mbaie. Teramo insegue una punta e la terza vittoria di fila. Nel mirino c'è sempre Beltrame trame della Provercelli di proprietà Juventus. Campitelli ribadisce speranza è incedibile col Sant'Arcangelo, dubbi in mediana. L'Aquila ecco Pesoli, è una sfida personale. Iaboni voglio la vastesa in serie D, l'attaccante dei biancorossi e la doppietta di mercoledì. Città è encomiabile, dice. Promozione, fossa accesa, playoff ad un passo, il Bucchianico respira. Autostima e recupero palla, la cura di Capitan Del Grosso. Serie D dopo le dimissioni di Ronci, il terzino allena il Chieti fino a domenica. Allo stadio il patron Pomponi incontra l'ex consorti, ma non è lui il nuovo tecnico, dice l'Avezzano vuole vendicare l'errore di Bisegna. Serie D verso un altro derby, la miternina contro il Giulianova, Angeloni, vincere a tutti i costi. Giudice sportivo Schiaffi all'arbitro da Ignoti, sospeso il capitano. Giudice Duro col Rocca Santa Maria. Il 15 febbraio ad Ortona convegno sul fair play con Di Francesco. Motociclismo Lorenzo e la Mototrail, primo teramano pilota in un mondiale. Il giovane è scelto dalla scuderia MTA Italia per le gare. Sono felice, dovrò studiare di più per le assenze a scuola. Basket di A2 Roseto, Weaver, l'uomo squadra della McEnergy per il Chieti, Proger al completo per la vice capolista Imola. Infine Sambuceto Rugby Under 16 in continua crescita ed è tutto per il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo in pubblicità e poi leggeremo insieme gli altri due quotidiani locali. Proseguiamo la rassegna stampa con il quotidiano La Città. Niente più rifiuti organici al CIR su la regione intima al CSA Aquilano di sospendere ogni attività di trattamento che causi la puzza immonda. Il caso doppio via libera per Manola Lizzeta S per anticorruzione TAR la sua nomina è ineccepibile. 400 posti a rischio nelle scuole, altro che scuole belle dal governo, nuovi tagli alle pulizie. Abruzzo, commissione d'inchiesta sulla ricostruzione, il Senato approva la dichiarazione d'urgenza per la sua istituzione. Blundo del Movimento 5 Stelle, presto giustizia per gli onesti. Smart City, Cialente come fassino, il sindaco userà... Un'automobile elettrica, la Nissan, ha consegnato al comune dell'Aquila una vettura in grado di ripercorrere 100 km con 4 euro. Porti verso l'alleanza col Tirreno, incontra a Roma tra D'Alfonso e Del Rio. Istituto zooprofilattico caporale, anticorruzione e TAR, doppio sì a Manola. Nessuna inconferibilità per la consigliera comunale, respinto il ricorso dell'ordine dei veterinari. Doppia legittimazione contro la nomina dell'avvocato e consigliere comunale si sono schierati il sindacato SD veterinari e parte del centrodestra. Anticorruzione, non c'è inconferibilità perché la consigliera comunale non ha potere gestionale all'interno dell'IZS. Sospensiva al TAR, respinto il ricorso perché l'avvocato era inserita nell'elenco dei nominabili nel CDA dell'IZS. Sanità, distretti sanitari di base, il giudice del lavoro dà una lezione alla ASL, i sindacati, ASL di Teramo costretta a pagare i costi degli errori di qualche dirigente. Teramo parcheggio almazzini strategico, oramai è solo questione di prezzo. Il manager dell'ASL Fagnano spiega la situazione in Consiglio eh, Comunale. Il problema è il gestore privato è in difficoltà con la remunerazione. Dopo chiusura e riconsegna c'è stata una proroga del contratto fino a eh, marzo. Canon, il Comune, eh, si attacca alla canna del gas per 300.000 euro in più sul bilancio. Profeta, processo incastrato dalle telefonate, rito immediato per l'ex direttore generale della Banca di Teramo, accusato di estorsione da una famiglia di imprenditori. Cona, una nuova speranza per la fornace, doppia, doppio via libera tecnico al progetto di riqualificazione elaborato dieci anni fa. Il contratto di quartiere risale al 2006. Per dieci anni è rimasto nel cassetto e di recente è stato aggiornato. Per la scuola Open Day, alla materna Gemma Marconi. 400 posti a rischio nelle scuole, la provincia apre l'avvertenza contro il governo sul personale addetto alle pulizie. Il ministero prevede nuovi tagli alle ore e al personale, nonostante gli stanziamenti del progetto Scuole Belle. Città della bici e del pedone. Aspettando le bici assistite serve assistenza al bike sharing. Eh, ricordiamo che le biciclette eh, con pedalata assistita verranno posizionate nel nuovo parcheggio vicino alla eh, stazione. In centro storico intanto gli spazi destinati a bici e pedoni costantemente occupati dalle auto in sosta oppure in movimento. C'è troppa commestione, scrive la città, e molte biciclette purtroppo sono anche eh, rovinate e inutilizzabili. Niente più rifiuti organici al CIRSU. Dopo la relazione dell'ARTA, la Regione sospende il conferimento dell'umido per non aggravare la situazione ambientale. Il procedimento avviato dalla Regione ha la durata di 30 giorni, entro i quali si dovrà provvedere a rimuovere le criticità segnalate dall'ARTA. Ricordiamo che sono 18 le criticità segnalate dall'ARTA, eh, capannoni aperti eh, che eh, emanano cattivi odori ma è stato anche trovato percolato. Sette giorni a disposizione invece per i gestori per presentare le controdeduzioni e per dire alla Regione se e come sono già intervenuti eh, sulle criticità. L'aiuto, la Team ha messo a disposizione dei comuni di Cirsu e Mote la propria eh, piattaforma. Enti d'Alfonso accelera verso il riordino della comunità montana. Il Presidente regionale ha incontrato i commissari liquidatori chiedendo un quadro completo delle singole situazioni. Economia, rilancio industriale di Sabatino riparte da quel piano di crisi di D'Agostino. Area di crisi complessa, un riconoscimento che permetterebbe di beneficiare dei fondi ministeriali utili per il rilancio. All'interno del progetto saranno coinvolti anche gli imprenditori della eh, Val Vibrata. Ricordiamo che il piano è stato ehm, illustrato ieri mattina in provincia dal vicepresidente della Regione Lolli e dall'assessore all'agricoltura Dino Pepe, oltre naturalmente al presidente della provincia di Sabatino. I tre li vediamo eh, nella foto. I numeri che sono stati resi noti sono impietosi. Dal 2008 al 2015 sono stati persi 5.845 posti di lavoro, 503 sono le imprese interessate da procedure concorsuali. 178 quelle già fallite, di cui sono 153 nell'ultimo quinquennio. Cronaca: fiamme in una casa del centro storico di Nereto, una donna è rimasta ustionata. Blitz nel covo dei ladri d'appartamento i carabinieri recuperano 20.000 euro di merce e denunciano tre albanesi. Contro guerra la merce recuperata è stata sottratta a 10 famiglie ed è stata restituita ai proprietari. Annereto giovani agricoltura incontro per cogliere le opportunità della regione. A Martinsicuro approvata l'AIA, l'autorizzazione ambientale, la Beco pronta a ripartire, buone notizie dalla regione, i sindacati dicono ora si devono garantire le consegne e i forni sono stati già riaccesi alla fonderia di Martinsicuro dopo eh, tanti eh, problemi eh, durati eh, diverso tempo. Pronti i dati dei balneatori, rifiuti zero con il COBA, è possibile? La cronaca da Giulianova, 13 d'aspo per gli ultra giallorossi. Niente stadio per due o tre anni ai protagonisti degli scontri con l'Avezzano. La battaglia tra le due tifoserie volarono offese, sassi e colpi di cinghia, colpito anche un carabiniere. Traspost, trasporti Mastro Mauro a Roma per riavere il Freccia Bianca. Il sindaco incontrerà Trenitalia per rilanciare il progetto della scorsa estate. Banda del Buco in azione alla tabaccheria Colpo nei pressi della stazione di Roseto portati via sigarette e gratta e vinci. Pineto, il Comune apre al confronto con gli ambientalisti, ha aperto il tavolo di discussione su pista ciclabile e manutenzione del verde pubblico. Politica, elezioni comunali, Sabatino, di Girolamo in tour elettorale a Colonia-Spiaggia. Ricordiamo che di Girolamo è il candidato sindaco a Roseto per il centro-sinistra. Politica, noi con Salvini, domani eventi a Roseto e Silvi. A Roseto il convegno sull'impresa, a Silvi il sit-in contro aggressione e immigrazione. Discariche abusive, rifiuti, la figuraccia l'ha fatta Fornaciari. Le guardie ambientali replicano all'assessore sui rifiuti nel borsacchio e al confine con Notaresco. Cultura l'occhio sulla piccola transumanza. La storia della eh, Doganella d'Abruzzo nel libro curato da Marino e Farina. Il concerto Max Gazzè debutta domani a Pescara con la prima tappa del Maximilian Tour. Saggistica d'Annunzio e il figlio non riconosciuto Franco di Tizio firma un nuovo volume sulla vita del vate. Lettura Mario Pomiglio quel sacro senso della libertà. Sport Calcio Cenciarelli. Nella testa qualcosa è cambiato. Il centrocampista del Teramo, carico dopo il successo di Pisa, Speranza, ha respinto per ora l'assalto del Pescara. Mercato il Teramo. Entro lunedì deve piazzare i giocatori destinati ad andare via e provare a prendere l'attaccante che serve a Vivarini. In partenza sul Taccuino i soliti noti da Silva, Monni, Loreti e Altobello. Beltrame tra i possibili obiettivi di mercato. Mercato Ancona arriva Frediani, Lupa Roma, ufficiale Fofana e Zappacosta. Gli altri movimenti delle squadre del girone B di Lega Pro a poche ore dalla chiusura della sessione invernale. San Nicolò una ripartenza che sta di playoff, il tecnico Epifani con una vittoria salvezza al sicuro. Intanto lui e molti della sua squadra diventano uomini mercato. Basket Campli batte il primo colpo, da Roma arriva il pivot Daniele Tomasello. Sport per la vita, torna il Gran Galà dei campioni del ghiaccio, tanti pattinatori saranno di scena a Roseto per raccogliere fondi da destinare ad iniziative di beneficenza e come sempre l'evento si terrà al Pala Maggetti ed è tutto per il quotidiano La Città. Concludiamo la rassegna stampa andando a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dal Messaggero, dalla prima pagina Pescara Roma, ecco i dettagli, trasporti il treno. Veloce parte a giugno ma tre nuove fermate allungano di 10 minuti il tragitto. La nomina la Chiavaroli sottosegretaria alla giustizia rimpasto di governo eh, Costa agli affari regionali poltrona di pregio eh, per la senatrice pescarese del nuovo centro-destra. Pescara, ecco i dettagli della notizia che abbiamo letto in prima pagina, la senatrice Chiavaroli, sottosegretaria alla giustizia, una pescarese nella squadra di governo dopo il rimpasto atteso da quasi un anno. Tanta emozione, ha detto la senatrice, nessuna eh, paura, mi guideranno passione ed entusiasmo. L'Aquila, avremo il Polo Museale d'Abruzzo e la sovrintendenza unica stabile. Il vicepresidente della Regione sostiene di aver avuto rassicurazioni dal Ministero. Chieti, processo ad Allegrino, Scintille, giudice e avvocati. L'udienza rinviata per un contrasto sul certificato di malattia. Teramo, mobilità, la svolta di marzo, il parcheggio del Mazzini alla ASL l'annuncio del manager Fagnano nell'incontro con sindaco e capigruppo. Parking Italia riconsegna la struttura a Brucchi. Scongiurare la chiusura era il primo obiettivo. Ora si cerca l'accordo bonario tra le parti. Rifiuti, diktat, regione al su stop, frazione organica, il provvedimento dopo la relazione Arta sui noti problemi. Le proteste, il Camera di Commercio e scuola, dipendenti sono in stato di agitazione, il disagio a Teramo, bus bloccato, il Comune mette subito i paletti. Vibrata sull'astrico, area di crisi complessa, l'iter approda al Ministero. A controguerra la cronaca nel casolare abbandonato il bottino dei furti in casa. Giulia Nova in estate torna il progetto Freccia Bianca, il sindaco convocato da Trenitalia per la riproposizione di Giulia Nova in treno per rapportarsi con le grandi città. L'iniziativa prevede che la struttura ricettiva che ospita il turista rimborsi la metà del costo del biglietto ferroviario. Roseto, l'ex cestista Valeriani, non ce l'ha fatta. Dolore e grande commozione in città. Purtroppo sono state inutili le cure costose per la 48enne in una clinica tedesca. A Giulianova scontri nel post partita 13 DASPO per gli Ultra. Alba Adriatica e Chiesa di Santa Eufemia lavori in ritardo. Giulianova Coba pronte le carte per chiedere al Comune lo sgravio dell'Atari. TARI. Martinsicuro, VECO, ecco l'autorizzazione: riprende subito l'attività dopo il presidio dei lavoratori a Pescara. I sindacati, decisivo il lavoro della Regione. Andiamo a leggere le notizie dello sport, la serie B. Il calcio: Fiorillo sfida eh, Cagliari e Crotone. Il Pescara non si è mai sentito inferiore a chi sta davanti, merito di oddo. E adesso pensiamo solo a crescere: sale la febbre, molti tifosi pugliesi in arrivo. Si andrà oltre i 10.000. Per la serie B ancora il Lanciano, Milinkovic, per la Virtus, Cragno finalmente ci sono. Il mercato eh, del Pescara, la Padula oggi si torna al tavolo con la Juventus. Calcio di Lega Pro: Speranza, fiato sospeso, Beltrame da Vercelli, il capitano del Teramo tratta con il Pescara. Arriva una punta dalla Juve: da Silva verso il Piemonte, Tonti, qualcosa è cambiato. Chieti, eh, Sondato, Consorti, Giulianova, Grana, Stipendi. L'Aquila ore decisive, caccia all'esterno e al difensore centrale. Anderson ceduto in prestito alla Lupa Castelli. Pallanuoto, 600 persone all'Enayadi, il derby è del Pescara, 14 a 4. Per tornare al teramo... Ehm, Riparte l'iter per la sentenza bis per riavere i punti di, pe di penalizzazione, con le motivazioni eh, scrive Agna Cantagalli, riparte l'iter per una sentenza bis obiettivo sconto addirittura annullamento della penalizzazione. Ricordiamo che il Teramo ha avuto sei punti di penalizzazione, basket di A2, Cimorosi sente aria di playoff e chiama il tifo con Mantova. Voglio il palamaggetti pieno, sempre per il basket, Dobbins e Smorto Nola, Proger alla ricerca, il tassello giusto tra Iannone, Berti e Parrillo. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina, adesso andiamo in pubblicità e poi ritroveremo Pasquale di Ferdinando. Di nuovo insieme ritroviamo con piacere Pasquale Di Ferdinando. Buongiorno, bentornato, come va? Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori, buonasera. Eh, buona settimana, buona settimana, non settimana, cominciamo, eh, oggi finiamo. Perché sì, Oddio finiamo, settimana. oggi si lavora per quanto ci riguarda domani si lavora, insomma. non è proprio la fine fine, però ci avviamo alla fine della settimana. Sì. Eh, vorrei pregare la regia se può mandare la prima foto perché domani è un'importante cioè un iniziativa dell'Associazione Italiana Ricerca eh, sul Cancro, ARC, ARC, Le Arance della Salute che è una delle manifestazioni tradizionali proprio dell'ARC, una delle più importanti che si svolge a livello nazionale ovviamente si svolge anche a Teramo. Sì, eh, l'acronimo appunto è ARC, presteso dell'Associazione Italiana Ricerca eh, sul Cancro che diciamo ha come leader veronesi che insomma, lo conosciamo tutto e che finanzia tantissimi progetti di ricerca appunto per la lotta, la lotta al cancro. Eh, diciamo, Quest'anno quest insieme all'arance ci sarà anche un libro dove verranno date le istruzioni per l'uso eh, sulla condotta di carattere chiaramente alimentare che bisogna mantenere per garantirsi eh, e garantire eh, diciamo, eh, una, una corretta alimentazione per garantirsi contro le malattie. Per, Evitare, cioè una corretta alimentazione evitare, aiuta a prevenire il esatto, cancro, come ha detto Veronesi eh, in più di una occasione e non è un caso se l'Aer che vende le arance, le arance, perché le arance sì. fanno parte del eh, proprio problema. Però di a fianco alle arance, che è un segnale che va in questo senso, eh, diciamo, quest'anno si aggiunge anche questo, questo libro. Mi pare che il costo di tutto sia 9 euro, 2 kg e mezzo di arancia più il libro 2, 9 euro. È un contributo che chi può darlo lo dia perché eh, diciamo, è una di quelle organizzazioni eh, che ha tanto fatto e tanto dimostrato per quanto riguarda diciamo, la, la lotta ai, ai tumori. A Speramo frattempo... i banchetti, lo voglio ricordare per completezza di informazione, sono quelli che la gente conosce tradizionali in piazza Martiri della Libertà eh, il fine settimana, poi sarà sicuramente all'ospedale, di solito loro si mettono anche al centro commerciale, comunque nei nostri telegiornali poi vi daremo tutti i dettagli precisi dove potrete trovare le arance della salute dell'AIRC. Dunque sì. andatele a prendere perché Io... è la ricerca. Rossi centro l'altro giorno ecco mi Ecco sono... qua intanto, queste okay. sono le arance, le arance che arrivano direttamente alla Sicilia, lo sapevi Pasquale? Arrivano dei non grossi cari direttamente eh. dalla Sicilia e arrivano per l'ARC, Ma ne vendono, io so, e Guardi. questo va dato merito ai teramani, perché le signore dell'ARC di Teramo ehm, che vendono le arance, le finiscono di solito prima della fine, diciamo così, dell'orario certo. previsto. Dunque evidentemente c'è una grande sensibilità nei teramani verso queste problematiche. Allora, tu devi sapere che tutte le arance vengono dalla Sicilia. No, io dicevo che questi partono dai camion direttamente... Sì, sì, Quelli che arrivano sono. sui nostri mercati quotidianamente, di Io volevo viaggono. intendere che cioè, partono... Cioè, no, dalla Sicilia possono arrivare a Roma e sì, da Roma poi parlando, partono per, no, di una, proprio una, direttamente alla Sicilia. Stiamo parlando ricordo. di un problema molto, molto serio. Perché le, le arance quindi, solo lì nascono, insomma. Esatto, quindi cerchiamo... E eh no, vabbè, purtroppo in Spagna... Cioè, No, cerchiamo quelle, quelle esatto, italiana. Cerchiamo un po di, nazionale. visto la, la tematica molto, molto così pesante, cerchiamo un attimo di, di no, sdrammatizzare. Uh, torno un attimo su una polemica che c'è stata sulla gastronomia terramano, perché è una, è una cosa bellissima, perché domenica ho visto un servizio, sono un amante di tutto ciò che riguarda la natura, gastronomia, cioè tutte queste cose vado a quindi ho visto... Mentre si parlava di tradizioni culinarie del nord, della Lombardia, eh, stava in un'azienda agricola della Lombardia, a un certo punto sono comparsi i nostri arrosticini e sono comparse anche le cotolette agnello fritte. No? Allora la domanda che sorge spontanea, così eh, diciamo, oh, che è in linea con la polemica che c'è stata, ma se questi prodotti che sono nostri, cioè io non mi ricordo mai, un ovino in Lombardia, sulle Alpi, l'ovino al Pasco non mi ricordo, no? Non ho mai visto. insomma ma al di là della Cotoletta proprio no. l'arrosticina è un prodotto tipico eh, sì, no, dire, <ride> Ma al se... di là degli animali, eh. cioè da dove vengono allevati o meno, no? Ma l'arrosticina sì, è, è proprio. Come la derivazione del cotoletta eh. Agnello, l'arrosticina, eccetera, è degli ovini, quindi non essendoci ovini, mai stati ovini in quella parte d'Italia, no? <ride> un elemento... e se diventa, perché li hanno mostrati per prima come elemento eh, ma di come Ma al di là della cotoletta, ripeto, no? Ma l'arrosticino, che hanno detto che cos'era l'arrosticino? Come, come l'hanno presentato? Come, come prodotto No, no, hanno dei... fatto vedere come lo producono, hanno fatto vedere quella macchinetta mm. che c'è per fare gli arrosticini, sì. a differenza nostra che noi la cuciniamo sui braceri, loro la cucinano sulla, sulla piastra, eh, è cioè, uguale, uguale al nostro okay. sono rimasto, no, con la stessa macchinetta sono rimasto basito perché in pratica noi che stiamo cercando de, di innovare i nostri prodotti poi gli altri ci copiano quelli più tradizionali e che ci caratterizzano eh, e quindi evidentemente un ripensamento ci deve, ci deve essere da questo punto di vista tra l'altro sulle rosticine abbiamo avuto anche delle evoluzioni ma sulla grandezza della carne no, sulle questi sono, sono tagliati a, a mano oppure fatti esatto. con la macchinetta io ho visto insomma, che l'hanno sono... presentato i due chef internazionali a, a chiederci, che è una cosa non, 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 si, non, si, non so se tu hai visto la foto forse la regia sarà bravissima a mostrarcela però insomma che cosa sono, sono... degli arrosticini rivisitati No, non degli sì, chef, rivisitati ma, ma non, non c'è però, però a me niente, mi parla no. tu una crociata contro gli chef stellati no. e contro le innovazioni no le innovazioni si possono <ride> fare ma siano tali ma perché io devo un piatto cioè, un arrosticino che è fatto in quel modo pezzettini di carne eccetera lo devo fare in modo completamente diverso e dargli lo stesso nome non facciamo piatto un piatto, diamo un altro nome amen cioè non, non, è, non si tratta di una, di una crociata sono cose diverse, una è la cucina tradizionale L'altra è l'innovazione, la, la, la cucina che va avanti, che giustamente va avanti perché anche sotto il profilo così, eh, del gusto, della presentazione del piatto, eccetera, c'è una modifica e quindi segue, segue la cosa. Quindi, vabbè, veniamo, oh, veniamo a noi. Importante eh, decisione dell'autorità dell per quanto riguarda eh, la garanzia dei, dei, dei dati personali perché in pratica voi sapete che l'anno scorso esistono i 7.30 precompilati, ora grazie al sistema informatico centrale è possibile che i dati relativi alla malattia, cioè quindi alle medicine, ai ticket che pago eccetera, cioè possono essere introdotti eh, attraverso incroci banche dati direttamente sulla 7.30 precompilato che, che poi mi arriva attraverso i sistemi elettronici. Ecco, l'autorità ha detto che siccome trattasi di dati eh, molto sensibili, eh, quindi è il cittadino che può decidere se mettere o non metterli e quando metterli, per cui il cittadino può decidere eh, di non farli mettere nel 3730 precombinato -pre proprio per garantire, eh, garantire la, la sua privacy. Eh, per quanto riguarda l'RC auto, eh, l'istituto che ha sostituito l'ISVAP, quindi come l'istituto di controllo per quanto riguarda le assicurazioni, che non mi ricordo mai il nome, eh, purtroppo sono. Anche lì sono rimasto come gli arrosticini, ai <ride> vecchi nomi. Comunque, se la regia ci può mandare il contributo, abbiamo che, un elenco. ammetti. No, ammettilo, è che la mattina la memoria a, no, una, no, cer proprio, a no, una certa età. È, è simile, si chiama? L'Ivas. L'Ivas, ecco. Eh, in effetti, il nome lì, è simile, ecco. sì. E, e quindi, questi sono tutta una serie di siti eh, che eh, l'ISAP ha segnalato eh, perché commercializzano Polizia RC auto. Eh, eh, che possono dare delle problematiche quindi eh, ma magari manteniamo un po' questa, questa cosa in modo che qualcuno eh, memorizzate, venga, memorizzate questi siti e prima insomma non sono di certi stipulare delle polizze attraverso online, questi siti me, controllati. Sì. in genere con le polizze online eh, diciamo si risparmia eh, ma che eh, si rischia per quanto riguarda questi siti? Eh, che non ci sia la polizza ma e dunque sì, può essere un imbroglio? Il servizio, sì, sì, cioè non ci sono le garanzie eh, della copertura della polizza. Bellissimo essere un servizio che è stato fatto in una TV eh, che in pratica ha eh, con un nuovo sistema. Allora sappiamo che non vanno messi più eh, i bolli delle assicurazioni, vanno posti più in vista, sulla, in vista perché esiste questo sistema informatizzato. Eh, del Ministero, ma dell'ANEA soprattutto, che ci dice eh, se la, la, la macchina è coperta o non è coperta da cosa. Allora, l'altro eh, c'è stata una trasmissione per cui una serie di, di auto di un comune, cioè, di Giurbancetra, al sistema risultavano non coperte. Poi, in tarda serata, di colpo, sono rimaste coperte. So. Cioè, quindi, non si è capito bene non è se capito, non erano coperte ecco, davvero, se capito. era un problema del quindi, cervellone elettronico. Quindi non basta avere la ricevuta per avere la copertura, una copertura va eh, diciamo, ci, eh, diciamo, ci essere effettivamente per esserci effettivamente bisogna rivolgersi a delle compagnie che eh, diciamo, esercitano, eh, da, conosciute, che esercitano diversi anni, per anche per quanto riguarda eh, le compagnie queste online ce cioè ne sono diverse eh, che esistono da tempo e che danno gar garanzie. Quindi molto attenti perché eh, magari leggiamo le referenze, perché ci, si può aver fatto tutto però non essere coperti che significa non essere coperti? che in caso incidente non paga l'assicurazione ma, ma paga eh, colui che ha fatto un incauto acquisto quindi acquistato in modo non... Ehm, la polizia oltre ovviamente questo è l'aspetto più grave più serio perché l'assicurazione serve certo. soprattutto a quello ma oltre alle multe che si possono oltre prendere se, si di fronte ad un controllo delle forze dell'ordine se non sia l'assicurazione credo che siano pesantissime anche con il ritiro del mezzo assolutamente e, che io assolutamente, sappia sì. per cui occhio certo. a quello che fate rivolgetevi a persone e società serie sempre sia online che attraverso insomma i mezzi tradizionali sì eh, sì perché anche lì abbiamo tu sai che ci sono state specialmente nel sud tantissime truffe di tagliandi che poi non, erano, non corrispondevano a un versamento di un importo e quindi erano eh, tagliandi farlocchi e gente che poi si è trovata perché poi lei discrime, ma la domanda è Pasquale, ma tu ehm. che ti occupi di queste cose, no? l'Italia è famosa insomma, per, anche per questi aspetti nel bene e nel male, il nostro paese secondo me è il paese più bello del mondo eh, però ci sono altri paesi dove ci sono truffe in tutti i sensi come in Italia. Le truffe eh, ci sono dappertutto, non è che è il nostro paese Ma noi riusciamo. Cioè, eh, in Italia si riesce più... a truffare anche su Depo, a parte l'assicurazione che eh, sarebbe no, no, una truffa poco. Ma noi abbiamo una fantasia sfrenata eh, sulle truffe, riusciamo sì, certo. a fare delle cose. Eh, siamo anche bei <ride> falsificatori, cioè, una serie di primati ce l'abbiamo, insomma. <ride> eh, molto importante ieri un convegno che si è tenuto a Roma organizzato da due, eh, diciamo, da SOS Consuma, eh, dal salvagente e da un'altra rivista nazionale eh, che hanno messo dentro tutti quanti i soggetti interessati a questo, questo ragionamento in merito a, questa, a uno degli argomenti che è principe anche della nostra trasmissione che, sono, che è il telemarketing. Eh, perché? Perché quello che noi abbiamo detto, che hanno detto i telespettatori in diverse circostanze quando sono intervenuti, è vero, cioè è vero che in pratica ci sono tutta una serie di contratti che vengono fatti in modo farlocco, cioè, ovvero la, la telefonata inizia in un certo modo, magari ti dicono che, che se, eh, è lo stesso operatore che hai tu e poi ne finisce, finisce un altro, quindi quando vai a fare la registrazione del contratto, che è quella che poi, eh, la traccia che viene lasciata, poi ti fanno il contratto con tutt'altro soggetto, per cui, eh, ieri c'è stato questo, questo importante eh, convegno perché eh, diciamo da lì penso che si traggano degli spunti eh, in quanto tutti i soggetti interessati erano presenti, dalle autorità ad altri, ad altri soggetti, eh, e finalmente venga messa una parola stop a questa cosa che è veramente eh, deleteria e soprattutto anche qui si colpiscono in modo particolare gli anziani che non sanno... Cioè, in, gli dicono cose, cioè non, non, non hanno neanche il coraggio di chiudere il telefono, di dire non mi serve. Ricordo per tutti un caso di un, di un anziano che ha fatto sei contratti con sei compagnie diverse in giro di un mese. Quindi ci cioè, vuole dire, non c'è consapevolezza poi di quello che... Questo non per dire che gli anziani sono no, eh, sono sciocchi, oppa, ma questi sono talmente bravi a convincere che... convincono anche le persone più giovani. Quindi in pratica assolutamente sì. <ride> specialmente i figli, perché noi abbiamo questa casistica, abbiamo gli anziani Ehi. e i figli dei titolari, sì. che sono quelli che magari stanno, stanno a casa perché i titolari sono magari al lavoro. Eh, L'Ira Euro, voi sapete che in pratica dopo la sentenza, sapete, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il decreto che fu fatto Salvitalia, che fu fatto da Monti in relazione all'anticipazione del passaggio da lira a euro, quindi la possibilità di cambio presso Banca Italia, eh, in pratica eh, la Corte ha detto che era legittimo, nel senso che bisognava rispettare i tempi. Eh, ora qui eh, diversi, in modo particolare in una regione, mi pare a Messina, c'è addirittura uno che ha trovato 91 milioni di, di lire eh, di, di un nonnino che era morto. Eh, qui ci sono diverse problematiche. Il cioè, rimborso che ci fai con il 91%? Ecco, il rimborso eh? va chiesto a Banca Italia. Banca Italia che ha detto però nella sua nota che il rimborso spetta solo a coloro che in, nel periodo eh, quello successivo al decreto, quindi quello normale previsto, cioè, siano presentati e hanno avuto il diniego. Noi riteniamo che occorre mettere in mora Banca Italia. Cioè nel senso che chi ha ancora delle lire che non si era recato in quel periodo nel Banca Italia e qui non ha avuto il diniego eccetera eh, può scrivere una raccomandata a Banca Italia comunicando guarda, io sono Tizio Cassembroni, ho 8 lire, ne chiedo il cambio. Eh, perché? Perché appunto eh, diciamo è questo l'orientamento che un po' a livello nazionale le associazioni dei consumatori sta, stanno prendendo, quindi eh, perché si pensa alla moratoria. Eh, sono mi pare il dato eh, sono mi pare 43 no, 4 miliardi e 300 no 43 miliardi di, di lire che non sono state convertite, convertite. Eh, convertite in euro quindi una somma una somma importante mm. ok poi per quanto riguarda eh, ah c'è una notizia interessante eh, per quanto riguarda i mutui, nel 2015 eh, rispetto al 2014 eh, c'è stato il più 97,1% sui contratti di mutuo. Quindi è un dato importante perché sappiamo che l'edilizia è un settore eh, che, quando va in crisi, mette in crisi tantissime eh, diciamo, attività che lavorano a ruota. Dall'arredamento, da chi e fa gli infissi. Ora ormai l'edilizia sta in crisi eh. da troppi anni. Eh, e di Quindi, conseguenza... questo dato però vuol dire che se si è sbloccata l'acquisto, se acquista, sì, di è, è un acquista, poi di conseguenza sì. è un indicatore importante. Se si può mandare Sicilia la foto. Per calabria ci dice Carlo, che è sempre molto attento, per le arance. Ah, certo, sì. E Sicilia poi le migliori sono quelle. Buongiorno, ieri andando in un negozio c'era una borsa con l'etichetta di 49,90 euro con 30% di sconto, quindi circa 34 euro. Sotto visto che c'era un altro prezzo coperto con scritto 39,90 meno 50%, 19,90 euro. Si può denunciare questa cosa? Grazie. Assolutamente sì, e questa noi abbiamo anche più di una più circostanza perché gentilmente anche oggi con i mezzi che ci sono tecnologici, eh, quindi con anche con il telefonino, si può, la, si può fare una foto eh, e quindi abbiamo, poi abbiamo mandato alle ditte e abbiamo segnalato questo fatto. Sì, questo è senz'altro un malcostume, eh, tant'è che noi tra le istruzioni che diamo per quanto riguarda i saldi, diciamo sempre di andare prima nel negozio, vedere il prezzo che c'è, eh, prima del saldo e andarci, eh, andarci poi dopo per vedere appunto che questi tipi di giochetti non sono Dunque stati Dunque il consiglio che dai eh, se fa, fotografare se segnalateci, cioè poi noi scriviamo a chi di dovere, scriviamo soprattutto alla, 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 alla ditta. Sì. Buongiorno Pasquale, volevo sapere se mia mamma deve pagare il canone televisivo a 90 anni ed una pensione di 777 euro. Ha una casa di sua proprietà ed ho saputo che fa reddito. Lo chiede Saba. Eh, guarda, attualmente con la normativa attuale non, non rientra, però così come abbiamo detto l'altra volta, siccome eh, diciamo, prevedono che tramite il pagamento con la corrente elettrica ci sia un maggior gettito economico, quindi pensano di innalzare quello che è il tetto attuale. Il tetto attuale sono 6.500 euro, quindi corrispondente a più o meno 500 euro al mese. 500 euro al mese di, di gol. Quindi eh, molto probabilmente appunto con questo maggior gettito perché eh, verranno tassati, tassate più persone, mh, quella parte del decreto relativa all'innalzamento del reddito verrà, verrà cosa e forse la signora ci rientra ci però. Eh, Buongiorno, ah. se ci sono consumi anomali, cioè altissimi per luce e gas, che si può fare? Allora bisogna chiedere il controllo dalla rete. però il controllo dalla rete non può essere chiesto direttamente dall'utente, ma deve essere richiesto dal fornitore, dal venditore. Quindi in pratica se ho un contratto con la Giulia, lo chiedo alla Giulia, se ho un contratto con Leni, lo chiedo a Leni. Trascorso una trentina di giorni, se nulla accade, a quel punto in pratica l'utente può rivolgersi direttamente alla società che gestisce la rete. Eh, quindi, nel caso nostro, è nel distribuzione, eh, per quanto riguarda il gas, 2RI, rete gas e così via. Ma per farla finita con queste storie basterebbe impedire che telefonicamente possano essere fatte queste richieste o no. Eh, saluti Carlo, è certo, cioè, bisognerebbe vietare, ci vorrebbe una legge dello Stato. Eh, allora, che vietino eh, il, il contratto telefo fatto telefonicamente certo. semplicemente eh, con un eh, sì o con un no. Pasquale, certo. già fotografato il prezzo, dove ti devo spedire il tutto, grazie. Allora, consumatori.teramo.gmail.com oppure vieni in sede. Ricorda la sede dove si trova, perché in ricordiamolo sempre. Sono mutui che passano da una banca all'altra, non sono solo mutui ex novo. Sì, sì, certo, c'è anche questa cosa che sta introdotta al governo, però è un dato molto importante perché rispetto a una staticità che c'era stata nel passato finalmente qualcosa... Diciamo, Buongiorno, si è tariffa rifiuti 2014, da PEF 2014 perché è stata ridotta la base imponibile delle famiglie di 948 utenze pari a 2.355 abitanti la tariffa come cambia il consuntivo pef chi l'ha visto dove sta ce lo chiede vittorio crocetti che tra l'altro parte ex assessore del comune di teramo di passate amministrazioni ma poi è un grande esperto della materia l'hai capito il messaggio sì, no, in grande contatto tra l'altro eh. diciamo eh, lui sta curando proprio da tempo si passano su questa coccella, cioè, le abbiamo chiesto in esplicito di curare e fare molto mente la uh, conferenza stampa in questi giorni. Io um, stamattina uh, non l'ho portato perché volevo fare proprio una slide in modo che fosse, fosse più chiara, già ci ha fornito i dati che sono abbastanza preoccupanti, che poi noi abbiamo elaborato ulteriormente. Tipo per quanto riguarda appunto il 2014 noi abbiamo sullo stesso documento, quindi sulla stessa delibera, per quanto riguarda il numero di clienti, c'è cioè, tre dati diversi. In tre punti della delibera sono tre dati diversi. E giustamente le preoccupazioni di Vittorio sono anche le nostre, sono, perché sono come, si fa, eh, come si fa nel 2014 a provare un piano se poi questi dati non sono coerenti anche nel piano stesso? E quindi, poi noi abbiamo, siamo andati anche oltre, nel senso che abbiamo preso anche i dati Istat, Abbiamo moltiplicato per tipologia, cioè, insomma una cosa abbastanza complessa. Siccome abbastanza complessa. Ci eh, vogliamo dedicare una trasmissione? No, volevo, eh. stavo, non ho fatto in tempo perché ieri sono stato fuori Teramo e volevo pro, appunto preparare una slide in modo che è più chiaro, cioè un conto e dare delle cifre, è così? So, un conto è farlo e un conto vedere e farle vedere perché modo, uno sì. ha il quadro insieme e quindi riesce meglio a percepire di che cosa, di che cosa stiamo parlando. Eh, comunque grazie a Vittoria che per il lavoro puntuale che svolgi in questa materia perché diciamo è un po' comune e tariffe eh, è, è un po' un lato scuro perché tu sai benissimo che sono stati richiesti i dati sì. non si sa i dati della vendita del differenziato cioè è una situazione per esempio nel primo anno brocchi sono stati aggiunti 80.000 eh, metri cubi per quanto riguarda la, nel conteggio le, quelle dell'attività associazioni culturali chiese e così via non, non, non si sa dove sono stati presi, cioè è veramente. Se uno si mette le mani in pasta una situazione veramente complicatissima, come lo è anche quella del, del cimitero. Noi per quanto riguarda il cimitero abbiamo un faldone così. Chiaramente eh, occorre tempo. In questo caso per fortuna abbiamo Vittorio Crocetti che già di suo stava... Svolgendo da anni questa cosa che, che mh, ci dà i dati puntuale, che, che quindi sì. poi verifichiamo insieme. Adesso cioè, se è pronta la foto quella del giocattolo dell'IKEA. volevamo segnalare che questo giocattolo, un con sì, giocattolo questo giocattolo, qua eh, che sono bacchette e tamburello, è stato ritirato eh, dall'IKEA per potenziali problemi di soffocamento dei bambini. Quindi chiunque ha acquistato all'IKEA questo prodotto lo riporta all'IKEA eh, oppure sicuramente lo tolga dalla giocata diciamo, dalla da porta dei, sì. dei bambini e poi lo può riportare all'IKEA così. In eh, effetti già vederlo così ha poco di bambino. Cioè voglio dire, sì, questo mh, diciamo sì. c'è cioè questo più un altro apparato i ragazzini potevano suonare questo. questo con un tamburello. Con ta tipo eh, un una tamburello batteria, sì, insomma. sì, tipo una batteria. Ah. Eh, e quindi. Ehm, la settimana scorsa siamo molto spesi eh, per quanto riguarda il discorso dei falsi eh, operatori dell'ENER. Anche lì io non ho avuto tempo perché, e ve lo voglio mostrare, eh, perché c'è stata una nota, giustamente, dell'ENER che diceva che lui non manda operatori in giro, no? C'è stato questo... No, ha detto che non li manda, però quando li manda sono facilmente riconoscibili, facilmente riconoscibili. sostiene eh, lei attraverso determinate caratteristiche. Perfetto, siccome eh, diciamo, eh, a noi ci fa piacere perché più si parla di queste questioni e meglio è. Ricordiamo eh, che non ci sono solo quelli che vengono a casa a fare i contratti di telefonia o energetici oppure come sta accadendo in questi giorni, che in pratica vanno dentro casa e fanno contratto di telefonia, contratto energetico, LED, cioè riempiono, cambiano, cambiano il mondo, ma ci possono essere anche persone che hanno diciamo, altri tipi di, tipi di scopi. Eh, cosa molto importante, attualmente utilizzano eh, questo discorso qui, eh, siccome la RAI si pagherà... Con l'abbonamento energetico, allora dicono: Guardi, se lei ha una seconda casa dove la bolletta è in testa, Questi sono gli imbroglioni, però. Eh, imbroglioni. Eh, tra tra l'altro, anche un negozio intero, adesso abbiamo scritto una bella letterina: Dice, Stia sì, attento, deve cambiare subito operatore, perché altrimenti gli viene riconteggiato tutto eh, dal, da quando lei ha cambiato residenza, non so, cose che non stanno né in cielo né in, cielo, né in terra. Eh, purtroppo, eh, la prossima volta, appunto per lo stesso problema, Vittorio. Non, non sono riuscito a predisporre le, diciamo, le, le foto. Eh, porteremo appunto le foto per dimostrare che queste cose eh, ci sono e soprattutto vanno in giro anche con discorsi tipo. Riduzione del 40% della spesa della luce. Cioè praticamente riduzione il consiglio di è, è questo. Cioè, se bussano, se è possibile, lasciamo perdere, insomma. a meno che non sono informazioni, ma poi davvero forse dell'ordine, cioè, si riconoscono purtroppo sì. i, i truffaldini eh, Ieri... si riconoscono, ma fanno proprio presa sulle persone, tra virgolette, più deboli che magari li vanno a toccare anche negli aspetti spesso e volentieri, li fanno cioè, spaventare Ma sta a casa eh? specialmente, una cosa molto importante. Ho 59 anni, leggiamo i primi messaggi anche perché il tempo sta stringendo, ho 59 anni e sono disoccupato da 8 anni, io non ho reddito, dunque ho diritto a non pagare ticket e visite, ad avere analisi senza pagare. Nel mio stato di famiglia ho un reddito di mio figlio e un piccolo reddito di mia moglie, eh, ce lo dice Franco. Purtroppo non, se ci sono altri redditi... Insieme le condizioni, ci sono proprio delle specifiche. La prossima volta posso portare proprio una slide sulle i tre casi le tre condizioni per avere queste tipologie di, di benefici. Anzi, me lo segno così la prossima volta porto proprio eh, la slide. Quali sono i benefici per chi ha no, la condizione? Quali sono le tre tipologie per essere ammessi? Ah, per essere ammessi al, purtroppo franco, non c'è nessuno. Purtroppo non c'è perché sono altri redditi all'interno dell dell della, della famiglia. Eh, ci dobbiamo salutare. Sì, no, alla di questa questione qui, sì. stavo parlando della questione... Eh, delle, truffe. delle truffe. Ieri un giornalista a Pescara, ci siamo incontrati, e mi ha detto che in pratica hanno, hanno accertato eh, nella zona del Vastese che in pratica questi, eh, entravano dentro casa, poi dicevano guardi, se lei, questi qui del fatto che chiedono sì. i soldi per il eccetera. Cioè, sì. quindi lei se non mi crede può chiamare il... Carabinieri, può chiamare ah. il numero della cosa, eccetera. Dice carabinieri, lo faccia il prefisso e poi chiama. Questi chiamavano dall'altra parte gli rispondeva qualcuno. Ma che perché si... il numero glielo davano i truffatori? Perché no, se no, 102, 12, per esempio, gli faceva fare il prefisso di vasto più il 112, eh. e poi rispendevo quello e chiaramente si sarà collegata una centralina eh. della telefonata. Eh, cioè, ma ci penso cioè, cioè, ci lavorano proprio per fare cioè, queste truffe. Cioè. Nel senso che è tutto studiato, cioè, come film, anche la come la i, film, i film come nei film, insomma. Cioè. Della serie, purtroppo, succedono queste eh, cose. In realtà, la realtà supera. Supera, sicura. supera. In non peggio, si sa mai quando, peggio, quando sì. i film hanno ripreso la realtà per poter <ride> Bene, come ci rossali. salutiamo? Intanto ricordando l'appuntamento con le arance dell'Arc, non dimenticate sì, di andarla a prendere. Sì. però ripetiamo, i Teramani sono sempre stati molto sensibili verso questa problematica che purtroppo ci riguarda, riguarda sì. tutti. C'è una notizia modo. che è apparsa, ma speriamo che pare che 15 primari Ospedali Termo. Diciamo che con il nuovo piano siano veramente una notizia abbastanza allarmante. Però ci sono anche i concorsi vediamo, per nuovi eh, medici. Ci settimana sono i concorsi per nuovi medici. Eh, di saperne di più, perché l'ho letta poco prima che arrivavo qui. Quindi va bene. Buon fine, sett eh, buon fine settimana. Quindi adesso <ride> tu non... stamattina mi sei venuto no, un po' confuso. Fine <ride> Devo settimana. indagare sul perché, però. No, è stata una settimana durissima un e soprattutto <ride> sono stato molto tempo fuori dall'ufficio e quindi. Eh, credo, cioè, mi, mi trovo il carato eh, oggi Pasquale è venerdì, è oggi è venerdì eh. comunque non è, non è lunedì grazie a Buon Pasquale di Ferdinando che ritroveremo la prossima settimana sempre di venerdì noi adesso andiamo in pubblicità eccoci di nuovo insieme saluto e ringrazio l'altra ospite di questa mattina Maria Rosa Deisbaldi direttrice artistica o direttore artistico eh, della manifestazione Frammenti di Luce intanto buongiorno bentornata buongiorno. negli studi di Teleponte come va? Ma bene, direi sì, sì. quando c'è la possibilità di esprimersi nel proprio lavoro penso che sia sempre una cosa molto positiva. Allora, domani, sì, domani, domani. c'è un Open Day particolare in una scuola particolare. Parliamo eh, dell'Istituto d'Arte di Castelli dove si svolgerà. È un Open Day, però è anche una manifestazione che si chiama Frammenti di Luce, la sesta edizione ed è una manifestazione che nasce con la collaborazione di Castellarte. Sì, nasce da una fortunata intuizione del direttore di questo istituto, che è Carla Marotta, che capisce che per fare un salto di qualità rispetto alla proposta degli Open Day tradizionali eh, deve avvalersi, vuole avvalersi, di un'associazione consolidata come quella di Castellarte. E quindi il linguaggio artistico dell'Istituto d'Arte si condisce anche di un linguaggio a più corde. Quale quello che Castellarte è in grado di poter offrire. Dicevamo sesta edizione. Come, sì. come si svolge? Io la, più che un Open Day la chiamo manifestazione perché davvero ci sono delle espressioni sì. artistiche anche di, eh, di alto livello. Di alto livello, sì. sì. Beh. È sì. un percorso dentro questo mondo che già è artistico di suo, questo istituto. Ovviamente. Assolutamente sì, è un istituto che ha eh, strutture, storia collezioni, musei a livello internazionale ed è, una, come dire, è uno spazio nel quale è facile tra virgolette poter esprimere una proposta artistica, anche perché una delle ragioni per la quale è nata questa collaborazione è che il direttore dell'istituto, cioè il, il, il dirigente dell'istituto, Intuisce che per una formazione artistica è necessaria la contaminazione delle arti, altrimenti un ragazzo ha difficoltà a muoversi all'interno di una proposta eh, soltanto come dire, multimediale, non, non dico becera, ma insomma abbastanza ovvia come quella che Le trovano i ragazzi. Le tra l'altro aprono anche la... Soprattutto la mente, è proprio, è esattamente ecco questo. qui intanto il, la, la locandina di, che pubblicizza l'open day di domani eh, all'Istituto all d'Arte di Castelli, di Castelli ora liceo artistico del design. In questa scuola ah, si chiama così sì, adesso, adesso sì, è questa scuola integrata. Tant'è che tra i, le diverse proposte che vengono fatte c'è anche il laboratorio eh, di prototipia con la stampante 3D, per dire insomma, è una, un istituto che sta lavorando. Sull'onda della modernità, non, perché uno quando pensa a Castelli pensa alla ceramica, al vecchio decoro del Settecento, eh. all'artigiano. Sì, tutto questo tutto più altro. Allora io uh, vorrei chiedere in regia se possiamo far partire delle immagini delle passate edizioni, così ci rendiamo conto anche vedendole le immagini di cosa stiamo parlando e cosa troveranno le persone che verranno domani a questa, a questa manifestazione. Um, la, Qual è Calentari. il programma ecco. <ride> sì. della giornata? Eh, da che ora a che ora? Allora, infatti. si comincerà alle 15 um, ad, con, con un duo um, misticone. Perché l'abbiamo detto che ci sono varie forme eh sì, di, arte, di arte ovviamente, dalla musica al teatro. Eh sì, eh, eh sì, C'è certo. tutto, insomma, immagino. Abbiamo tentato di dare tutto, sì, ripeto. Oltre che i laboratori eh, che troveranno all'interno dell'istituto. Mm, mi piace, eh, scusi se la interrompo, far notare che questo è un presepe meraviglioso questo che il presepe si trova. Un presepe monumentale che si trova proprio. Eh, in maniera stabile, proprio all'Istituto d'Arte di Castelli ed Infatti. è fantastico. Io l'ho visto, la prima volta che l'ho visto, sono rimasta senza parole: è fatto tutto in ceramica ed è modernissimo. A proposito di modernità, guardate come la ceramica può essere utilizzata. Eh, mi scusi, volevo spendere una parola per questo perché, a parte domani, eh, io consiglio a tutti di andarlo a vedere almeno una volta. Questo presepe monumentale. Infatti, la Preside adesso sta tentando di eh, costruire un restyling attorno a questo presepe monumentale per farlo diventare veramente una sezione museale sì. della scuola. Sì. Eh, le dicevo quindi che ehm, anche nella comunicazione noi cerchiamo, ecco, questa è la cottura del Raku per esempio, che è un metodo antichissimo di cottura condotto da un eh, professore, il professor Di Simone, che ha questa straordinaria magia anche iconografica. Lui, sembra un mangiafuoco, è veramente un'operazione molto, molto particolare, molto, molto gradita dal pubblico perché la magia del fuoco ha in sé sempre quella ritualità antica che ci riporta. Questo è un sistema antico, sì. Che ah, lui lo fa esattamente come si faceva sì, tanti anni assolutamente, fa. Eh. bruciando prima sì. la ceramica e poi temperandola con l'acqua fredda. Mh, sì. mh. È affascinante già vederlo uh, nelle immagini, immagino dal vivo. Però, eh, dal vivo, poi viene fatto nel cortile interno della scuola, sì. in un momento nel quale ormai si arriva all'imbrunire, anzi forse anche in piena notte, perché ormai, voglio dire, sarà una, un, un evento che si eh, incontrerà circa alle 19, mm. prima del ristoro francescano, che è un altro elemento di riflessione sul cibo, Visto che abbiamo appena incontrato Expo e con tutte le, A eh, le riflessioni, alle 20, sì, proprio un, un ristoro che viene sottolineato eh, dalla lettura del Cantico dei Cantici. E quindi e le dicevo eh, il duo Misticone che ci porterà in giro eh, The Pamphilis misticone che ci porterà in giro per l'Europa in punta di corda eh, perché è un duo chitarristico e subito dopo insomma con una sequenza che poi quando il visitatore ecco questa è un'altra considerazione da porre all'attenzione non soltanto i ragazzi sono invitati ma sono invitati anche i genitori a partecipare a questo Open Day perché si rendano conto che questa scuola che ripeto nell'immaginario può apparire eh, perché uno fa riferimento ai propri ricordi, una scuola datata assolutamente è una scuola capace di una modernità straordinaria. Partecipa... No, ma dove passa l'arte non può non passare la modernità. Ma io dico sempre questo perché le scuole artistiche sì. devono per forza essere moderne e eh, lo sono, ovviamente. Eh, chi ci insegna, sì. chi sta a capo lo sa, <ride> eh, sì, eh sì, è proprio così. E quest'anno in questa scuola, penso io, adesso non so se ci sono precedenti, ma penso che davvero ci sia una proposta straordinaria. Porteremo il, le nozze di Figaro di Mozart con una vera e propria compagnia teatrale e sotto la direzione del maestro Massimiliano Caporale, quindi tutto rigorosamente dal vivo, adattato agli spazi, così vediamo se, uno spaccato di se lirica. Non ricordo male, preparando queste immagini, il maestro Caporale l'ho visto anche in questa Sì, eccolo. Ecco, ecco, sì, ecco, qua, ecco, ecco, ecco qua. siamo arrivati in eh, maniera tempestiva. L'abbiamo citato <ride> e, e è lui E lui arriva. Sì, l'abbiamo chiamato. Beh, sì. sì, è una collaborazione importante quella col maestro Caporale perché ci porta una qualità musicale che all'interno delle scuole difficilmente arriva perché poi ehm, malamente uno può pensare che l'opera lirica sia una cosa desueta. E invece noi nella nostra esperienza, anche con l'attività di Castellarte che l'anno scorso abbiamo fatto anche al ehm, teatro comunale di Atri, abbiamo avuto un interesse da parte dei ragazzi che andavano dai 7-8 anni fino ai 12-13 Ineguagliabile. Sulla lirica, proprio. Sulla lirica. È, stato una, un, un, è stata un'esperienza veramente strabiliante perché. Noi pensavamo, io e Paolo Iacone pensavamo di dover gestire brusi, sì. difficoltà eh, che quando ci sono 200 ragazzi. Che cosa e avete proposto l'anno eh, scorso Schicchi? Eh. Eh, e quindi abbiamo portato quest'opera un po' divertente. Eh. Mh, però uh, loro sono stati non soltanto attenti all'opera, uh, ma proprio alle voci: uh, erano uh, misuravano, siccome ci sono stati due cantanti che si sono. Succeduti nella scena commentavano anche le diversità vocali e, e commentavano un gradimento rispetto. È stato per noi un'esperienza bellissima. Che poi successivamente, se ci ospiterete ancora, vi racconteremo no? perché lo riproporremo. sempre i benvenuti, Grazie. lei lo sa. Eh, dunque, dicevamo, abbiamo detto il programma saltando, saltando un po' da un orario all'altro, però per ridargli un ordine cronologico. Eh, beh, eh, quello eh. no, l'ordine cronologico fino adesso l'abbiamo anche rispettato. Successivamente. No, Arrivate a un certo punto, io mi ricordo le otto di sera con... Eh, con ah sì, per, <ride> Beh, sì, ma noi ci siamo infatti... Sì. Ci sono delle cose che mi colpiscono, <ride> mi aveva colpito questa cosa, avevo rimosso tutto il resto. Sì, eh, <ride> perché avevamo parlato di questa parca cena eh, all'insegna del rispetto sì. del cibo. E poi successivamente, quindi dopo la cena francescana, ristoro francescano, ci sarà il Teatro delle Muse dell'Aquila, l'Accademia delle, del, delle Muse dell'Aquila, che proporrà un musical, Fever si chiama, con degli abstract di tutte quelle che sono le più importanti e conosciute opere musicali di, degli ultimi anni, da Frozen al Gobbo di Notre Dame, insomma. Ragazzi porteranno avanti questo, questo musical. E la cosa bellissima è che um, noi vorremmo proprio far capire a questo ai ragazzi che il talento va cercato e va trovato all'interno di ognuno di noi e, e credo che questo sia il grande sforzo che questa manifestazione vuole fare. Um, tentare di, di, di riuscire a risolvere, certo forse è un'impresa abbastanza complessa, però non è detto che non ci sia un Mettetevi intanto in gioco, mettetevi Poi, in Solo gioco. in questo modo scoprirete i vostri, i talenti, vostri talenti, che possono ehm. essere complementari, differenti da quello che è la formazione scolastica, ma l'anno scorso abbiamo avuto Romano Rocchi come ehm, ospite d'eccellenza, lo special guest dell'anno scorso era Romano Rocchi. E Romano Rocchi si è formato all'Istituto di Castelli, quando ancora si chiamava Istituto mm. di Castelli. E nonostante lui sia diventato il penso senza tema di smentita, il più grande mimo che l'Italia possa immaginare, perché abbiamo Brachetti ma è un trasformista. Eh, non è un vero e proprio Mimo, sì. Non è un vero e proprio è eccezionale, mimo eccezionale, ma non è un c'è dubbio, è <ride> chiaro che le eccellenze sono eccellenze. Però um, Romano Rocchi ha dedicato il suo spettacolo alla sua formazione castellana e quindi questa cosa secondo me deve diventare una sorta di pietra miliare di quello che è il, la proposta di frammenti di luce e il più piccolo talento che noi possiamo portare è quello di Gaia di Giuseppe che insieme al suo maestro Daniele Farasca Verrà a chiudere la serata poco prima del Brindisi. Allora, Gaia Di Giuseppe ha partecipato, è stata finalista alla trasmissione Rai, ti lascio una canzone, e Rosetana, anche lei come Ginoble, che è partito da Ti lascio una canzone, poi con il trio sta avendo successo internazionali internazionale davvero in tutto il mondo eh, e questa... auguriamo anche a Gaia eh, certo. lo stesso per successo. Questa piccola cucciola ha del grandissimo talento. Quanti anni ha? Ma certo. credo 8, eh. una cosa del genere, 8-9 eh. anni, o esattamente non lo so, però è piccolissima, bellissima. Una, una e cucciola... sarà lei diciamo a la star della, sì, della serata, della starla, giornata. Sì, dell'intera dell giornata e chiuderà con il suo grandissimo talento in un corpo di bimba a testimoniare quello che stavamo dicendo un attimo fa che il talento va coltivato bisogna crederci e che le scuole più aperte alla formazione sono quelle che danno maggiori opportunità eh, per, perché mh, una, un ragazzo deve scegliere una scuola, scuola d'arte allora se io penso di non avere nessun talento dico perché dovrei andare all'istituto, io mi permetto di chiamarla ancora così perché chi ci ascolta magari è ancora legata a questo nome, sì, poi ce lo ricorderà l'istituto le... d'arte di Castelli mm. oppure eh, il, il liceo artistico di Teramo, tutti questi istituti che sono proprio prettamente artistici, no? se uno ritiene di non avere, cioè, anche perché il talento come diciamo prima si scopre, no? dunque magari all'età per scegliere un, a parte i talenti tipo questa ragazzina che magari già da piccoli sa uno perché dovrebbe andare in una scuola artistica se non sa se ha talento oppure no? Questa sarebbe una, una risposta che sarebbe felicissima di darle la professoressa la Carla Marotta <ride> perché lei batte molto su, sì. questo, su questa riflessione perché adesso mi faccio portavoce. Eh. Uh, dice che questa scuola ha due possibilità: una, di rilasciare un, uh, un diploma liceale, che poi ti conduce per mano a tutto il genere di formazione che vuoi sia nell'ambito artistico, ma anche in un altro ambito, non necessariamente nell'ambito artistico, ma soprattutto sono gli unici liceali d'Italia. Che escono dalla scuola con un mestiere in mano perché diventano ceramisti. E eh certo, perché la ceramica. è la, la è ceramica cioè, comunque è, palla, è la... una formazione eh, che si chiaro. fa, per cui è una scuola stupefacentemente duplice. E quindi perché no? Loro collaborano anche credo con i laboratori di Castelli, vero cioè, Castelli è tutto Loro un hanno un lavoro integrato sul fanno un lavoro integrato sul territorio, partecipano a tutti i bandi nazionali ed internazionali, spesso li vincono. E poi eh, sono chiamati comunque perché in realtà um, le persone sanno che in questo luogo si crea un particolare prodotto. Per cui, adesso non so, penso al raduno degli alpini, ma penso ad altre manifestazioni eh, che ut utilizzano, chiedono all'istituto di fare dei particolari oggetti in ricordo di, delle loro manifestazioni. Quindi è un laboratorio. Eh, come dire, cioè sempre in contatto diretto con la realtà, con la, con la, realtà. la quotidianità e con il sì, mondo. Con insomma. il mondo, sì. Eh. Non eh. si studia soltanto, ci si forma. No, no, non si studia, con... non ci si forma in maniera artigianale per, per utilizzare un vecchio, un vecchio sì. vocabolo che però insomma è efficace, l'uso delle mani. Si studiano tecniche le più diverse. È chiaro che all'interno della scuola c'è la gipsoteca, c'è il laboratorio ceramico, c'è la cottura del raku, come abbiamo visto, c'è la prototipia, come abbiamo sentito prima. Quindi c'è proprio una contaminazione. Poi voglio dire, italiano, storia, geografia, matematica, Le mater... inglese, <ride> è chiaro anche che... purtroppo spesso passa questo, cioè ne passa, magari chi non è ben informato crede che negli istituti, siccome si vede proprio che si lavora anche manualmente istituti artistici eh, come l'Istituto dei Castelli, molti pensano, Vabbè, vanno lì, questo succedeva inizialmente, adesso ha avuto un grandissimo eh, boom e successo anche per l'alberghiero, no? molti pensavano che mandando un figlio all'alberghiera andava, andava solo a insegnare a suo figlio, a cucinare o a fare ricerche. O stare in sala, tutti questi istituti particolari, chiamiamoli così, hanno sì. alla base comunque eh, la formazione, formazione tradizionale, classica, chiaro, classica chiaro, cioè chiaro. le materie tradizionali si studiano tutte certo. e in tutti gli istituti del mondo, immagino, certo, insomma. Certo. Cioè, e in questo eh. istituto la lingua inglese è particolarmente necessaria perché, eh, sembrerà strano, non so se tutti lo sanno, ma è un istituto visitatissimo dagli stranieri. Non esiste un percorso sulla regione Abruzzo che non veda coinvolto l'Istituto d'arte, perché ogni amministrazione sa che portando i visitatori in quel luogo li stupisce okay. e li lascia senza fiato. Tant'è che tutti vorrebbero comprare le cose che, che vedono, provano all'istituto. E insomma è chiaro che poi c'è una parte museale, c'è una parte sperimentale e forse. Mancherebbe, ma penso che chi di dovere ci stia già pensando, di collegare questa produzione con una possibile presentazione in altri luoghi anche per sovvenzionare l'istituto. Diciamo anche che questo appuntamento è voluto dal, dal direttore Marotta perché la scuola ha bisogno di essere visitata e scelta come istituto, perché è chiaro che lo scopo di ogni Open Day è quello di presentare le proprie eccellenze, ma è anche quello di raccogliere delle iscrizioni, certo, quindi non certo. dimentichiamolo mai. Allora, prima di salutarci ricordiamo l'appuntamento, gli orari e l'invito ovviamente a partecipare. Ecco qui la locandina. Allora, sabato 30 gennaio, cioè, cioè domani, domani. <ride> esatto, dalle ore 15 fino alle 24. Al liceo artistico del design, istituto d'arte e Grue di Castelli, con Maria Rosa De Svaldi alla direzione artistica e con tutto lo staff: l'entourage, le scuole, cioè. l'istituto e con il programma che avete sentito. Grazie. Noi ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Grazie. Spero. Buona giornata, buon lavoro. Io so che Maria Rosa De Svaldi. Ha un sacco di cose da fare in questo periodo in particolare. Sì, è vero, cose dolcissime. Dolcissime, dolcissime, sì. Grazie, Grazie. Maria Rosa, buona giornata. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche a voi per l'attenzione. Prima di tutto torna domani mattina con Rino Orsatti e Francesco Marcozzi. Arrivederci.